Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Venite sul palco. Sì, così vi liberiamo. Arrivano sul palco. Facciamo fatica, buonasera a tutti. Ecco qua i nostri campioni, i nostri dirigenti, il nostro mister. Io direi di partire da Pietro Lomonaco. A lei il microfono per gli auguri di Buon Natale a nome di tutta la società. Prego. Intanto un grande augurio a tutti i nostri ragazzini e a tutte le loro famiglie. Auguri di Buon Natale, auguri per il prossimo anno. Che sia un anno pieno di cose buone, non è un momento facile, però ci deve essere la voglia di ripresa da parte di tutti. I grandi, per i grandi la ripresa vuol dire cercare di dare un giusto input ai loro figli, a tutte le persone che ci seguiranno e dare anche il giusto esempio. E un augurio a un settore giovanile che è improntato alla massima serietà. Io vedo, abbiamo 9 squadre, girano quasi 500 persone fra ragazzini che giocano, fra addetti ai lavori, fra tecnici, fra dirigenti, fra tanta gente che li segue con grande passione. Non è facile gestire 500 persone e di questo va dato atto, con grande amore, con grande passione e grande disponibilità. Noi ci auguriamo che fra questi ragazzini possa venire fuori qualche ragazzo che un domani possa avere la possibilità di giocare con la prima squadra del Palermo. Questo è un augurio che tutte le società dovrebbero farsi, noi in particolare, quindi da parte nostra la cura per il è una cosa che, a cui teniamo particolarmente. Detto questo, mi va di abbracciare simbolicamente tutti e di incitarli a fare sempre meglio. Auguri a tutti voi. Grazie, diamo il microfono a Guglielmo Visciteo, prego. Grazie innanzitutto per questa splendida serata che avete organizzato. La signora pochi minuti fa sul palco ha detto che era emozionata perché la prima squadra partecipa a questa serata. Signora, siamo noi emozionati di essere qui e vi ringraziamo perché ci date questa opportunità di poter stare con voi, con quella che è la nostra speranza, il nostro futuro, il nostro settore giovanile, la nostra cantera. Io ho visto in questo bellissimo filmato che avete trasmesso un manifesto che diceva portate in alto i nostri colori. Ecco, noi vogliamo che voi portiate in alto i nostri colori in tutti i campi, non solo vincendo, ma nel rispetto, nell'educazione, nel confronto con l'avversario, avendo sempre il rispetto per l'avversario e per tutti quanti, per arbitri e per altri. Perché è stata organizzata molto bene, perché voi l'avete realizzata in maniera sublime. Grazie molte e tanti auguri di Buon Natale a tutti. Grazie, allunghiamo il microfono al mister Gasperini, anche per lei un saluto mister, gli auguri di Buon Natale a coloro che saranno di certo il futuro di questa squadra. A tutti, sincero, a tutti i ragazzi, alle vostre famiglie, ai vostri allenatori, a tutti i dirigenti che sono con voi. Io ho fatto tanti anni in settore giovanile, prima da ragazzino, poi come allenatore. Conosco benissimo il vostro mondo e dico che lo ricorderete sempre questo periodo come uno dei più belli. Tanti auguri a tutti. A Rosario Argento, anche per te allunghiamo il microfono. Chi vuole? Prima il capitano, allora diamo il microfono al capitano. Capitano, Buon Natale! A nome di tutta la squadra, noi siamo contentissimi di essere qua e di condividere insieme ai nostri ragazzi
questa bellissima serata, quindi facciamo veramente un augurio di un buon Natale, un felice anno nuovo a tutti i nostri ragazzi del settore giovanile, ai loro allenatori e alle loro famiglie, quindi tantissimi auguri di vero cuore da parte nostra. Grazie capitano, allunghiamo il microfono per i saluti finali e poi ci congediamo. Allora, prima della consegna del panettone, del regalo natalizio che avverrà tramite la collaborazione di tutti i nostri dirigenti e di tutto lo staff del settore giovanile, volevo ringraziare la società, la nostra prima squadra, i nostri campioni, il nostro mister. Un augurio di buon Natale, ma soprattutto da parte del settore giovanile un augurio a... Grazie ragazzi, grazie, forza Palermo! Grazie, allora prima di salutarvi, io... Sì, adesso lo facciamo tutti quanti, la foto sotto l'altro. Prima di salutare volevo personalmente fare i complimenti a tutti quanti voi, perché lo diceva prima il nostro capo, chiamiamolo così, che c'è che non va detto? Lo so, mi vesto male, non ci so fare niente. Dicevo che voi siete un esempio per tutti quanti noi, per il grande fair play che avete tutte le volte che scendete in campo, siete d'esempio davvero per tutti coloro che diventeranno dei campioni, quindi grazie di cuore, buon Natale a voi, alle vostre famiglie e insomma lasciateci un po' più sereni, che è quello che vogliamo. Buon Natale anche a voi che dirigete tutto quanto, Dio vi benedica, buona giornata, grazie. Sul mondo del Palermo Calcio.